dal libro Pace e Martello di Livio Curatella, dalla libreria Quadraro Book di Via degli Iuvenci 69, angolo Via dei Pisoni. Di solito dei libri leggiamo all'inizio, invece del libro di Livio, che è il nostro carissimo amico. Preferiamo leggere la fine e i ringraziamenti, sì, perché Livio alla fine del suo libro mette i ringraziamenti a tutti. Ecco, Livio, che è un amico vero della libreria, che spesso trovate in libreria a Via degli Iuvenci 69. Ora, dopo anni passati con lui, avevamo capito il perché di tutto questo attaccamento al lavoro, alla strada, alla gente. C'era un equilibrio precario, come lo sono tutte le cose di questo mondo, che lo rendeva felice e partecipe, un continuo mettersi in discussione tra lui, noi e la gente. Si sentiva partecipe di una vita che gli soffiava alle spalle, trascinandolo e trascinandoci verso quella quotidianità che cambia, cambia continuamente, solo se la sai assaporare attimo per attimo. Lui sapeva sentire quel vento e quella strada diveniva ogni giorno mare aperto. L'officina di Vianzio rimase aperta. Risolvemmo i problemi burocratici, poi quelli finanziari, ma con fatica e allegria andammo avanti. Tanti ancora si affacciarono per vedere quel cuore pulsante come un corpo fatto da noi e da tutta quella gente che si era confrontata dentro quelle mura, quel marciapiede, quella via, quel mare. Livio conclude il suo lavoro, sì, perché scrivere per lui è un lavoro, con i ringraziamenti. Ringraziamenti per tutti noi. Ringrazio Nicoletta Grieco, che mi ha aiutato a far nascere questo racconto, e Silvia Lombardo, che ne ha curato l'editing. Ringrazio gli studenti della classe dell'Istituto Roberto Rossellini di Roma, Quinta BF, Claudia Barriero, Eleonora Bowles, Azzurra Cassano, Beatrice Donna, Ludovica Fabiani, Marta Livorno, Valeria Monfardino, Francesca Provenzano, Beatrice Rinaldi, Nicole Squillace, che hanno realizzato le foto del campo e la copertina, e i loro docenti Riccardo Pieroni, Gabriella Meo e Saverio D'Adamo. Ringrazio Alessia Raponi, Fabrizia Sebastiani e Elena Ielli che hanno creduto in questo progetto, e Anele e Adele e Paolo di Chi più ne ha Art Edizioni che lo hanno reso possibile. I libri Rossi, Sabini, Storie di oggi. Chi più ne ha Art Edizioni SRL. Largo Don Gino Ceschelli 11 Roma. Ringrazio